Salve gente, io sono Nicknet. Oggi siamo in un video un po' speciale perché siamo per la prima volta sul mondo dei cartelli in un video che non è uno short. E sì, oggi vi voglio spiegare un po' di più su questo mondo, appunto, su come mi è venuta l'idea di mettere tutti i cartelli e un po' anche come li metto. Ah, e poi vi do anche far vedere i nomi, importantissimi. Poi ignorate il lag, con tutti questi cartelli è normale fare 10 fps. Vi stavo dicendo, questa idea dei cartelli mi è venuta in mente appunto quando ho raggiunto i 100 iscritti, che anche quando è uscito il primo video di questa serie ho piazzato appunto questi 100 cartelli e in 24 ore più o meno sono arrivato a ben 500 iscritti da 100. Cioè ci avevo messo tipo 3 mesi a farne 100, un giorno per farne 400. E quindi poi ho sempre continuato a metterne altri su altri e quindi adesso sono appunto 10.000. Anzi, ne avevo anche aggiunto qualcuno, forse sono tipo 10.500. Ma qual era il problema di questa cosa? È che avendo 100 iscritti, 100 cartelli sono facili da mettere, ma poi essendo 10.000, insomma, diventa un po' complicato. Immaginate arrivare a 1 milione di iscritti e dover piazzare comunque un sacco di cartelli. Quindi non ero sicuro di riuscire veramente a tenere la mia promessa di piazzare un cartello con scritto grazie a ogni iscritto. Ma poi è arrivato qualcuno a salvarmi, la mod di Axiom, che vi avevo anche già fatto vedere, perché infatti ha la funzione per il copia e incolla. Quindi io volendo posso selezionare un po' di cartelli. Di solito faccio una riga, ogni fila qua sono 30 cartelli, o se no faccio 3 file che sono 90. E niente, io sposto, quindi posso incollare e quindi niente, ho piazzato un sacco di cartelli in un attimo. Poi vabbè, faccio così e li tolgo, che adesso non servono questi. Quindi sì, ora ho la certezza che anche se dovessi arrivare a 1 milione di iscritti, posso avere 1 milione di cartelli. Però poi così è diventato un po' troppo facile. Beh, in realtà fare i conti un po' meno, però piazzare i cartelli sì. Quindi visto che alcuni di voi scrivevano il loro nome nei commenti, ho deciso di scrivere anche i nomi. E quelli per forza li devo scrivere a mano, non c'è verso. E come promesso adesso ve li farò vedere tutti. Se volete skippare questa parte andate a questo minuto qua. E questi erano tutti i nomi, ho anche messo a render distance a 2 per laggare di meno. Quindi sì, alla fine con certezza ogni nuovo iscritto metterò un cartello con scritto grazie. Per i nomi, se commentate io lo scrivo, quindi mi metterò il più possibile. Finora ogni persona che me l'ha chiesto ha ricevuto il cartello con il nome. Se poi in futuro dovessero essere un po' troppi, forse non riuscirei a metterli tutti. Allora, per questo breve video direi che era tutto, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, magari anche commentare. Mi raccomando, giunate anche il Discord che è molto bello. Se volete supportarmi o supportarci, abbonatevi al Patreon e seguitemi su Twitch o anche su questi altri due social. Noi ci rivediamo nel prossimo video, addio!